Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Un caro saluto a tutti i nostri radio web ascoltatori da parte di Luigi Pasculli. Siamo nel post partita di Atalanta-Roma, terminata con il punteggio di 3-3. E purtroppo ci troviamo a dover commentare una nuova, ancor più incredibile, rimonta subita dalla squadra giallorossa. Se contro il Chievo, contro il Cagliari e contro il Torino la Roma aveva subito due reti passando da 2-0 a 2-2, poi ricordiamo col Torino la partita è stata comunque vinta, quest'oggi a Bergamo, in vantaggio di tre reti al 45esimo minuto, la Roma è riuscita a farsi riprendere e soprattutto al termine della partita deve essere anche contenta del risultato che è andata ad ottenere, proprio perché l'Atalanta soprattutto nella seconda frazione di gioco ci ha veramente schiacciati come nessun'altra squadra è riuscita a fare in questa fase della in tutta la stagione. Che dire, la Roma aveva iniziato veramente bene, con il piglio giusto, squadra corta, organizzata, determinata, andata in gol dopo tre minuti con un bellissimo gol di Edin Dzeko, tornato alla rete in campionato dopo tre mesi e mezzo, su un assist di petto da parte di Zaniolo, altra grande partita del giovane talento scuola Inter. Ha trovato il raddoppio sempre con Dzeko dopo 33 minuti su un bel lancio di Nzonzi, autore oggi di una buona prestazione, ed addirittura sempre su assist di Zaniolo al 40esimo era sul 3-0 con un gol di Ashraoui. Poi cosa è successo? Quello che purtroppo succede spesso, e non solo alla Roma di Francesco, ma che è successo in passato come un grave problema ancestrale anche alla Roma di Ranieri, alla Roma di Spalletti, alla Roma di Rudy Garcia. Succede che si stacchi completamente la spina, quasi come se fossimo completamente appagati, non c'è più concentrazione, non c'è più carattere, non c'è più determinazione, non c'è più voglia di mettere in campo quelle caratteristiche, quelle peculiarità che poi alla lunga fanno della Roma, soprattutto nelle prime frazioni di gioco, una squadra importante. Ricordiamo un dato statistico: la Roma è l'unica squadra in questo campionato a non aver mai subito una rete nei primi 15 minuti di gioco. Questo ci fa capire che il livello di attenzione nel calcio, se non è tutto, è qualcosa di molto importante, e che questa squadra a livello psicologico ha problemi gravi, ma non solamente alla Roma di Di Francesco, la Roma in generale, perché già in passato, ricordiamo ad esempio la clamorosa sconfitta di Genova contro il Genoa ai tempi di Ranieri, anche in vantaggio di tre gol non può star tranquilla perché può subire delle rimonte clamorose. Oggi nello specifico l'Atalanta non ha assolutamente demeritato, anzi nella prima frazione di gioco è vero che la Roma va in vantaggio per 3-1, ma l'Atalanta spreca delle grandissime occasioni con Ilicic, con Gomez, e anche all'inizio della ripresa Ilicic sbaglia un gol clamoroso davanti ad Olsen perché la palla gli rimbalza dietro al tacco. E poi che cosa succede? Succede che all'ultimo minuto Castagna di testa infila un incolpevole Olsen su una diagonale chiusa malissimo da Karsdorp, che ha fatto una buona prima frazione di gioco in fase propulsiva, ma che in fase difensiva è decisamente rivedibile. L'Atalanta nel secondo tempo ha messo in campo una gritta ancora maggiore, poi sappiamo benissimo che i tre davanti sono veramente forti, faccio riferimento ad Ilicic, Zapata e Gomez, e al 59esimo minuto con un colpo di testa di Rafael Toroi su un cross da parte del Papu Gomez ha trovato la rete del
2 a 3 su una disattenzione di Manolas che a dire il vero è stata forse l'unica all'interno di tutta la partita, perché poi il centrale greco è stato sicuramente tra i più positivi all'interno del match. 70° minuto, momento chiave perché succede che l'Atalanta usufruisce di un calcio di rigore con il VAR perché l'arbitro Calvarese aveva ammonito inizialmente Ilicic per un contatto con Kolarov, richiamato giusto appunto da Di Bello con il VAR, Calvarese è andato a rivedere l'immagine e ha fischiato un calcio di rigore. Zapata clamorosamente alle stelle, ma dopo 44 secondi succede l'imponderabile. Il centravanti colombiano riceve un pallone in profondità da parte di Ilicic e su una leggera smorzata di Manolas infila Olsen. Questo vuol dire che cosa? Che la Roma non era più in partita. Gli stessi cambi che sono stati effettuati da Di Francesco non hanno assolutamente aiutato la squadra a trovare un maggiore equilibrio, soprattutto quelli di Florenzi e di Kluivert. L'olandese è autore di una mezz'ora decisamente sottotono in cui, nonostante le difficoltà, non è riuscito proprio ad incidere e neanche a toccare un pallone in maniera positiva. Occasione persa, certo, perché la Roma era in vantaggio di 3 reti e quindi vincere avrebbe voluto dire fare un passo importante verso il quarto posto, perché poi ricordiamo che il Milan ieri pareggia con il Napoli e la Lazio nel posticipo serale terminato pochi minuti fa è stata sconfitta in casa dalla Juventus. Si rimane quindi al quinto posto in classifica, ad un punto dal Milan, ma si viene ora tallonati dalla Sampdoria che è solamente un punto dietro alla squadra giallorossa e poi ci sono comunque Atalanta e Lazio che sono a 2 punti dalla Roma. Fiorentina e Torino a 30 punti sono in questo momento a 4 punti dalla squadra giallorossa. La classifica si sta accorciando sempre più. Oggi l'Inter ha perso malamente a Torino contro il Torino, è ancora distante 6 punti. Se la Roma avesse vinto si sarebbe portata a 4 punti. In questo momento l'Inter di Spalletti è in grave crisi mentale, psicologica, anche un po' sulle gambe. Probabilmente nella squadra nerazzurra stanno pesando tantissimo le notizie di mercato che vogliono una partenza probabilmente immediata e clamorosa di Perisic destinazione Premier. Lo stesso Marotta oggi davanti ai microfoni di vari emittenti ha ammesso come l'esterno croato abbia chiesto la cessione alla squadra nerazzurra ed è probabile che venga accontentato qualora l'Inter dovesse trovare un adeguato sostituto. A 4 giorni dalla chiusura del mercato si parla di Ferreira Carrasco, che però guadagna 10 milioni di euro all'Atletico Madrid e quindi bisognerebbe limare molto sull'ingaggio. Tornando agli aspetti di campo, purtroppo c'è grande scoramento, non tanto per il pareggio in sé, perché poi un pareggio a Bergamo contro l'Atalanta, contro questa Atalanta, forse nel miglior periodo stagionale, è comunque una squadra importante, ci può stare. Guardando anche a quello che poi è stato l'andamento del match nei 90 minuti, chiaramente la Roma ha subito tantissimo l'Atalanta ed anche da questo punto di vista possiamo chiaramente starci nel pareggio, ma una squadra che dopo 40 minuti si trova in vantaggio di 3 reti, pur su un campo difficile, che non riesce a portare a casa per l'ennesima volta il risultato, questo purtroppo determina tanto, tanto scoramento, tanta amarezza, tanta delusione, soprattutto perché si vede come la Roma non sia in grado di gestire il risultato. Il gol del 3-1 subito da Castagne di testa alla fine del primo tempo ha dimostrato, ha messo in luce tutte le fragilità psicologiche da parte della Roma. Una squadra che appena viene attaccata e subisce un gol, pur essendo in vantaggio di tante altre reti, crolla psicologicamente. Nel secondo tempo avrebbe potuto subirne molti di più, un po' l'imprecisione dell'Atalanta, un po' il fatto che Manolas soprattutto è stato artefice di una prestazione sopra le righe, ha fatto sì che poi la partita terminasse sul risultato di 3-3. Le note positive quali sono? Sicuramente una consapevolezza nel primo tempo di essere una squadra importante, perché la Roma su un campo importante come quello di Bergamo è riuscita
a fare tre reti in 40 minuti. Buone le prestazioni di Nzonzi al rientro, anche quella di Cristante, un po' meno quella di Pellegrini. Soprattutto la nota più lieta è il ritorno al gol, addirittura due doppietta per Edin Dzeko, che sale così a quattro reti nella classifica marcatori. In una sola partita è riuscito a realizzare quanti non ne avesse fatti in tutto il resto del campionato. Ci si aspetta naturalmente tanto da parte di Edin Dzeko in questo girone di ritorno. Le note negative, è inutile sottolinearle, la mancanza di tenacia, di determinazione, di una certa concentrazione a livello psicologico, ma soprattutto le prestazioni di Marcano e Kolarov, autori veramente di una partita al di sotto di ogni aspettativa, di Kluivert, che pur entrato al 72esimo non ha inciso minimamente sulla partita. È vero che a questa squadra mancano ancora due o tre elementi importanti. Oggi era tornato De Rossi in panchina, purtroppo nella sfida di domenica prossima contro il Milan, delicatissima, mancheranno entrambi i mediani. Nzonzi e Cristante, entrambi ammoniti, saranno squalificati perché diffidati contro il Milan. È probabile che contro i rossoneri vedremo in campo di nuovo De Rossi, anche se non gioca da 3 mesi e mezzo, affiancato da Lorenzo Pellegrini. Ma è presto per pensare al Milan, perché mercoledì alle 18.30 c'è il dentro fuori di Coppa Italia, quarti di finale, a Firenze contro la Fiorentina, una Fiorentina che oggi ha espugnato il Bentegodi di Verona vincendo 4-2 contro il Chievo in 10. È una Fiorentina che chiaramente ha aggiunto un elemento importantissimo al proprio motore, quello è Luis Muriel, che se vuole giocare è veramente devastante, in alcune movenze ricorda il Ronaldo fenomeno dell'Inter. Però non c'è tempo, dicevo, per fermarsi. Nonostante la grande delusione, bisogna andare a Firenze e passare questo turno di Coppa Italia, perché l'ho sottolineato più di una volta e l'ho detto anche nel post Romentella, la Roma quest'anno deve avere come grande obiettivo la Coppa Italia, soprattutto perché nonostante le difficoltà del calendario, Fiorentina, poi magari la Juventus in semifinale o l'Atalanta, bisogna tornare a vincere qualcosa, perché come si dice, vincere aiuta a vincere e crea soprattutto grande consapevolezza. I limiti mentali, le fragilità psicologiche da parte della Roma probabilmente sono, se non determinate, molto accentuate dal fatto che in questa piazza non si vinca anche una Coppa Italia da 10 anni. È troppo per una realtà come quella della Roma, sicuramente non abituata a vincere tutti gli anni, ma nemmeno a rimanere in astinenza completa per 10 e più anni. Ricordiamo, questo è sarebbe l'undicesimo anno senza vincere nulla. Detto questo, ci prepariamo alla partita di Firenze con rinnovato entusiasmo. La fede è sicuramente incrollabile, anche se poi la Roma ci fa arrabbiare, ci fa penare, soprattutto ci fa disperare in alcune circostanze, ma noi andiamo avanti fieri della nostra squadra. Detto questo, auguro un buon proseguimento di serata a tutti i nostri Radio Web ascoltatori, a risentirci nei prossimi giorni da parte di Luigi Pasculli. Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free, o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, 3 emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci.